Ciao a tutti, oggi prepareremo i ricciarelli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa più 8 ore di riposo. Gli ingredienti che ci serviranno per la prima fase sono la scorza di un'arancia, zucchero semolato, mandorle pelate, acqua, zucchero a velo e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di arancia. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso le mandorle e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte in una ciotola. Adesso aggiungiamo l'acqua, lo zucchero ed azioniamo il bimby per un minuto temperatura varoma velocità 1. Aggiungiamo adesso lo zucchero a velo, la farina di mandorle, e il lievito. E facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 6. Trasferiamo il composto in una ciotola, copriamola con un panno umido e lasciamolo riposare per 8 ore. Trascorse le 8 ore abbiamo ripreso il nostro impasto. Gli ingredienti che ci serviranno adesso sono gli albumi, l'amido di mais, lo zucchero al velo e delle ostie che abbiamo ritagliato a forma ovale. Diamo il via alla ricetta. Posizioniamo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo gli albumi . Vi ricordiamo che gli albumi debbono essere a temperatura ambiente, dovreste averli in frigo, li uscite almeno 4 ore prima dal frigo. Versiamo lo zucchero a velo, chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo montare per 4 minuti a velocità 3,5. Togliamo adesso la farfalla . Trasferiamo il composto all'interno del boccale . Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamolo in un piano di lavoro infarinato con amido e zucchero. Spolverizziamo anche sopra l'amido. E lo zucchero. Compattiamolo per bene e formiamo un cilindro.
Una volta formato il cilindro, tagliamolo in uno spessore di circa 1,5 cm. Passiamola nello zucchero a velo e nell'amido. Diamo una forma un po' ovale. Posizioniamolo su un'ostia. E continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Questo lo posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i nostri biscotti, spolverizziamoli con zucchero a velo. Cuocere in forno preriscaldato a 150 gradi per 10-15 minuti circa. I ricciarelli sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Ricciarelli, grazie e alla prossima ricetta!